Benvenuti in un nuovo video, ragazzi. Oggi andremo ad intervistare Maria Teresa, facente parte della famiglia nobile Agostini Venerosi della Seta Bocca Gaetani Grassi. Presidente dell'Associazione Giovani Nobili della Toscana, ci racconterà un po' cosa è rimasto oggi dei nobili. Non esistendo più l'aristocrazia dal 1948, in cosa si distinguono oggi i nobili? Sono ancora potenti come prima? Hanno saputo affrontare il cambiamento? Bene, tra poco scopriremo questo e tante altre curiosità. Buona visione. Questo invece è il palazzo dove sono cresciuta quando ero piccola, dove vivono anche i nonna e i miei genitori. Anche la nobiltà non è una questione di titoli o di ricchezza, è una questione di come vivi la vita. E qui siamo a Villa di Floriano, la villa dove abito, che è proprietà della mia famiglia, la famiglia Agostini Venerosi della Seta. Mio padre, per esempio, quando ha iniziato a lavorare dipendente, mio nonno gli disse: tu sei il conte Agostini Venerosi della Seta, primogenito, e vai a lavorare per altri. Siamo in questa sala che chiamiamo la sala delle muse o anche la sala delle tele, perché appunto è ricoperta completamente da tele. Il mio bisio, vissuto senza mai lavorare nella vita, e purtroppo ha venduto, perché tutto il borgo era nostro ed è stato venduto intorno al 1930, se io per comprarsi magari grandi macchine e fare uno stile di vita molto agiato. Un frigorifero del 1600, ma qui sotto c'era la ghiacciaia, quindi arrivava il ghiaccio fin qui, e qui su questi ripiani invece c'era proprio il ghiaccio con le pietanze. Oggi essere nobili non dà benefici, anzi crea problemi. E siamo qui a Villa di Corigliano. Questa casa appartiene alla mia famiglia, gli Agostini Fantini Venerosi della Seta Grassi, Bocca Gaetani, da circa il 1500, ed è stata iniziata a costruire questa villa nel 1448. E oggi rappresenta una delle ville rinascimentali, diciamo, un po' più conosciute sul lungomonte pisano. Che origini ha la tua famiglia? La mia famiglia, allora, penso che sia una delle famiglie più antiche d'Italia, seppur non tantissimo conosciuta, non è una delle famiglie più conosciute. Diciamo, una leggenda dice che Agostini, il nome Agostini, viene da Augustus, quindi dall'imperatore Augusto, quindi si pensa una famiglia di origine romano-etrusca. Il documento più antico che abbiamo risale all'anno 1000. Quindi sappiamo che eravamo a Pisa intorno all'anno 1000, e noi siamo una famiglia, quindi patrizi, siamo patrizi pisani, è il patriziato il titolo più importante nostro, e poi siamo anche conti. Ho una storia di famiglia conosciuta, antica. Durante la Repubblica Marinara di Pisa la mia famiglia, diciamo, era una delle famiglie più importanti qui. A Pisa, appunto, i miei antenati sono stati anche mecenati di cultura. Villa di Corigliano è nata come un'accademia culturale, non come una casa di famiglia. Era la sede dove si incontravano scienziati come il papà anche di Galileo Galilei, Mary Shelley, ma tantissimi scienziati sono passati qua, per parlare di idee innovative per il tempo. I miei antenati erano illuministi. Quindi, diciamo, nuove idee illuministe che andavano un po' controcorrente al tempo si incontravano qua e tante cose sono nate qua. Frankenstein, Mary Shelley si pensa abbia preso spunto da fatti che vedeva quando veniva qui a Corigliano con questi scienziati. Cioè fatti, quindi di che tipo posso aver Perché ispirato a... sì, perché qui, appunto, essendo un'accademia culturale, si incontravano Mary Shelley, col fratello di Mary Shelley, e tutti degli scienziati all'Università di Pisa, che erano galvanisti, quindi studiavano il potere dell'elettricità sul corpo umano, no? E facevano esperimenti proprio qui in zona San Giuliano Terme, sui cadaveri tramite fulmini, no? Per vedere se si riusciva a portare in vita i cadaveri. Lei sicuramente faceva parte di questi circoli culturali che si riunivano qui a Corigliano. Il mio antenato, Andrea Agostini, era amico infatti di tutte queste persone. Parlavano in inglese, avevano dei nickname in inglese per non farsi sentire, perché parlavano di cose che andavano contro al pensiero omologato del tempo, no? E quindi appunto Mary Shelley è stata influenzata da quello che ascoltava nei salotti qui a Corigliano per scrivere poi il Frankenstein. Ok. Oggi cosa significa essere nobili?
Allora, secondo me oggi come ieri essere nobili è più legato, come diversamente da come tante persone credono, a vivere secondo determinati valori che appunto un tempo venivano considerati nobilitanti, per esempio l'umiltà, per esempio, non lo so, il valore del sacrificio, valori che purtroppo oggi stanno un pochino andando persi. Invece, diciamo, a livello un pochino più formale, la nobiltà è legata a titoli che oggi sono scomparsi, però appunto per me essere nobile è più legato a un sistema valoriale, quindi a vivere secondo determinati principi. Infatti un tempo i nobili venivano fatti nobili proprio perché magari si sacrificavano andando, non lo so, a combattere i musulmani a Gerusalemme, oppure perché non so, vincevano battaglie, oppure per esempio come nella mia famiglia commerciavano, aiutavano una zona d'Italia a crescere, quindi cioè, vivevano secondo determinati valori forti, sacrificio, umiltà, stanno sparendo. La società oggi è molto apparenza, no? Individualismo. Allora secondo me quello che è importante dire è che la nobiltà non è una questione di titoli o di ricchezza, è una questione di come vivi la vita. Ok. Ed è un messaggio che voglio lanciare anche al mondo. Spesso anche la figura del nobile viene visto come uno snob, no? Una persona un po' chiusa nel suo castello, non sempre veramente, no? Cioè, ci sono tanti nobili che oggi non sono più nobili perché non conducono più una vita secondo determinati valori che erano nobilitanti un tempo. Ok, quindi te dici non è necessario avere la villa o O il il titolo, titolo, nobili è uno stile di è vita, uno stato insomma, uno d'animo, stato sì. d'animo. Ti volevo chiedere, i tuoi nonni o bisnonni, come è stato il periodo di transizione da quando esisteva la nobiltà riconosciuta proprio dallo Stato, quindi con i vari titoli e possedimenti, dopo il 1948, quando i titoli a un certo punto sono scomparsi? Hai qualche racconto? Sì, ti posso raccontare un pochino anche della storia della mia famiglia, però certo, allora, diciamo appunto il mondo è cambiato molto e naturalmente come anche funziona nell'evoluzione che o evolvi col mondo, cavalchi un po' il cambiamento, altrimenti ti estingui, no? Quindi ci sono state molte famiglie che magari non sono riuscite a cavalcare, a vedere il mondo che cambiava. L'economia agricola, no, stava scomparendo, quindi non potevi più vivere dei tuoi possedimenti terrieri, ma dovevi iniziare magari ad andare a lavorare, essere dipendente. Un tempo per essere nobili non dovevi assolutamente lavorare, altrimenti non potevi essere nobile, no? Quindi sicuramente molte famiglie si sono purtroppo estinte, hanno perso tutto, hanno perso tutti i possedimenti che hanno, altre famiglie sono riuscite a cavalcare il cambiamento, per esempio cominciando a lavorare, oppure mettendo a reddito le proprie proprietà. Il mio bisio, non era della stessa mentalità, era più tradizionalista e lui ha vissuto, senza mai lavorare nella vita dei suoi possedimenti e purtroppo qualcosa ha venduto perché la mia famiglia qui a Pisa in Toscana era una famiglia molto, molto importante, molto ricca. E purtroppo non evolvendosi coi tempi, anziché creare valore, lui un pochino di valore l'ha tolto. Ok, infatti mi dicevi le case fuori qui dalla villa erano tutte vostre, anche Sì, le colline qui dietro. avevamo diverse, diciamo, diverse proprietà tenute, e anche il borgo di Corigliano, quindi le case ai piedi della villa, tutto il borgo era nostro ed è stato venduto intorno al 1930, sì, e fondamentalmente è stato venduto dal mio bisio per comprarsi magari grandi macchine e fare uno stile di vita molto agiato per dei tempi che però stavano cambiando, quindi non ha saputo vedere forse lui come cambiava il mondo, oppure non ha avuto l'altruismo di pensare magari anche alle generazioni future, non avendo avuto figli, magari ecco, era più concentrato su se stesso. Mio padre, per esempio, ti faccio un esempio della mia famiglia. Quando ha iniziato a lavorare dipendente, perché mio padre è stato per tanti anni direttore amministrativo e finanziario di aziende, mio nonno rimase scioccato da questa cosa qui perché
gli disse: ah, ma come, tu sei il conte Agostini Venerosi della Seta, primogenito, e vai a lavorare per altri? E mio padre invece ci aveva visto lungo, perché vedeva che il mondo cambiava, e per mantenere anche determinate proprietà che c'erano arrivate, o comunque per diciamo per continuare a vivere, il mondo stava cambiando ed era necessario lavorare. Oggigiorno ci sono degli eventi in cui si incontrano i nobili? Ci sono delle associazioni, come per esempio l'OCNI, il Corpo della Nobiltà Italiana, è un'associazione che è stata fondata nel 1958 da alcuni studiosi di storia, araldica e genealogia. È un'associazione che è stata fondata proprio per difendere i diritti di tutti quegli esponenti che appunto venivano da famiglie nobili, aristocratiche, e che avevano diritto ad avere uno stemma gentilizio. E in questi eventi ci sono dei temi particolari che caratterizzano discussioni, o sono eventi incentrati per ritrovarsi e ridare animo alle famiglie nobili? Sono più che dare animo alle famiglie nobili, sono eventi che aiutano a fare network e conoscersi, perché magari alcune famiglie, alcune persone non hanno più rapporti, perché negli anni hanno perso i rapporti. È un modo per fare networking come un altro. Non si parla di temi specifici, no? Quindi il tema principale è la socialità. È la socialità, sì. Ok. E quali sono le caratteristiche per entrare in questa associazione? Bisogna sicuramente avere una genealogia di un certo tipo, ovvero sia bisogna magari avere un antenato, normalmente il padre, sicuramente per entrare nell'OCNI ci vuole bisogna avere la provenienza da una famiglia nobile e avere il papà riconosciuto nobile. E vabbè, ci sono anche ci sono dei libri, tipo il libro d'oro della nobiltà italiana, dove sono racchiuse tutte le famiglie nobili italiane o tutte quelle che si vogliono iscrivere. E lì viene preso in considerazione per entrare nell'associazione. Chi ha dentro il libro d'oro normalmente è stato studiato, diciamo, come famiglia è stata studiata, è stata approvata e quindi è certificato che ha origini nobili. Oggigiorno quanti sono i nobili? Si può quantificare in Italia? Sono circa 4.000, di cui un terzo sono famiglie nobili semplici, quindi senza un titolo, e due terzi invece hanno un titolo. Ok. Nel tuo caso ha portato benefici essere una nobile, o comunque, non esistendo più il titolo, avere delle origini nobili? Allora, oggi essere nobili non dà benefici, anzi crea problemi. Nel senso, spesso, anch'io sono spesso stata vittima di pregiudizio, perché magari anche i film, per esempio, le serie, no? Non fanno spesso apparire veramente chi sono i nobili, e spesso una persona nobile, subito una persona pensa nobiltà uguale ricchezza. Oggi non è così, essere nobile appunto è vivere secondo determinati valori, ma io per esempio, io Maria Teresa mi reputo una persona normalissima, però appunto mi porto dietro magari un'eredità culturale, storica diversa da altri bambini che magari non conoscono la storia della propria famiglia, e magari anche dei valori educativi che magari al giorno d'oggi stanno un po' scomparendo, no? Hai avuto un'educazione diversa in quanto origine di nobili? Cioè, come è stata la tua infanzia? C'è stata una certa classificazione che vedevi tra te e altri compagni che non avevano origini nobili? No, sicuramente, diciamo, appunto, quei valori di cui ti parlavo all'inizio te li insegnano da piccola, no? Quindi, per esempio, io mi ricordo ancora che quando andavo al liceo, io il cambio l'ho sentito, cioè sentirmi diversa, io personalmente l'ho sentito un pochino di più al liceo. Quando ero adolescente, per esempio, io quando rispondevo al professore alzavo la mano e magari altri miei compagnetti mi prendevano in giro perché invece loro magari rispondevano di impatto, no? A me però mi era stata insegnato che per educazione prima di rispondere... Ma quella sì, educazione comunque civica. È civica, però magari... Magari okay. Per certe cose potevo risultare un po' più educata, non lo so.
Hai visto anche altre differenze che notavi? Non lo so, anche per esempio come stare a tavola, un pochino magari sul galateo i miei sono stati abbastanza, ci tenevano, no? Che magari rispettassi alcune regole un po' più formali, seppur la mia famiglia mi ha sempre insegnato a essere nobile nella sostanza. Quindi la forma è importante nell'educazione, ma la sostanza è quello che conta veramente. Quindi non conta solo stare bene a tavola, ma conta poi vivere secondo quei valori di umiltà, altruismo, onestà. Nel tuo percorso professionale hai avuto una mano ad avere origini nobili, no, lavorativamente parlando? Il contrario. Io quando chiedo... Io sono una persona che si è fatta da sola, quindi non ho mai trovato lavoro per passaparola o perché mi raccomandavano. Ho fatto colloqui, quindi mi sono fatta strada da sola, purtroppo. E io sempre per un periodo negavo, cioè non è che negavo, nascondevo un po' che mi chiamavo Agostini Venerosi della Seta, mi presentavo solo come Maria Teresa Agostini, perché vedevo che creava pregiudizio, no? Se okay. Scoprivano, pensavano magari che fossi molto ricca. Quando andavo a chiedere gli aumenti mi dicevano: ah, ma tu non hai bisogno di un aumento, tanto sei ricca, no? Ok. Ma quando invece la mia famiglia è una famiglia sicuramente antica, nobile, ma una famiglia normale. Ok. Oppure, che ne so, alla macchinetta, mi ricordo quando lavoravo, a volte mi fermavano i colleghi e mi dicevano: ah, ma tu perché vieni a lavorare, tu non ne hai bisogno. Quindi sicuramente mi ha creato problemi. Degli stereotipi, insomma. Sì, pregiudizio, perché stereotipi, sì. Infatti mi dicevi prima, volevi tagliare una parte a livello di documenti del tuo cognome, volevi togliere. Io, diciamo, mi sono un po' scorciata il cognome. Il tuo cognome completo è Maria Teresa Agostini. Il cognome completo è Agostini Fantini Venerosi della Seta Bocca Gaetani Grassi. Sono tutte famiglie che si sono estinte nella famiglia Agostini. Però siccome era scomodo, oggi è scomodissimo avere tutti questi cognomi, oltre che fonte di pregiudizio, ma anche per esempio prendo un aereo, a volte nei miei documenti non ce li ho tutti questi cognomi, magari il mio passaporto ha dei cognomi, il mio documento di identità ne ha degli altri, in alcuni documenti non mi stanno tutti i cognomi, quindi tante volte mi hanno fermato alle dogane, sono dovuta, magari ho rischiato anche di perdere voli perché non capivano bene come mai tutti questi cognomi, quindi per praticità oggi mi chiamo solo Agostini Venerosi della Seta. Chi è nobile, chi ha origini nobili, di solito ha uno schieramento politico particolare? No. O è molto diverso? No, è molto libero, ci sono tante persone di destra, tante persone di sinistra. Credi nella monarchia? Che pensiero hai riguardo alla monarchia? Io una monarchia come quella inglese non l'escludo, mi piace, però questo è il mio pensiero certo. Personale. Cioè, quindi una monarchia democratica come quella inglese, approvo la monarchia costituzionale, seppur in Italia penso che sia, per come vanno oggi le cose, difficile che torni una monarchia. Ok, cioè quindi saresti a favore di un ritorno della monarchia costituzionale in Italia? Io, diciamo, come mentalità sono più liberale, quindi non so se sono per la monarchia, è una domanda che non mi sono mai posta, però non so se in Italia una monarchia costituzionale funzionerebbe, però non la disapprovo, diciamo. Ok. Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un mi piace e se volete vedere altri miei video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui sotto, che mi date veramente una grossa mano. Alla prossima!